Sono particolarmente contento di questo arrivo qui a Alcatraz perché gli Skiantos sono stati per noi che stavamo a Milano, che era distante eoni da Bologna perché non c'era l'alta velocità, erano veramente un gruppo pazzesco e organizzammo il primo concerto degli Skiantos modestamente, per cui che a distanza dal 77-76 alla Palazzina Liberty. C'è stata la corsa, l'omaggio al genio che accade sempre dall'establishment culturale. Questa è un po' la polemica con cui vorrei aprire, che un po' mi fa pensare il discorso che era stato fatto ieri su Alda Merini. E io per intervistare Alessandra, ho pensato, a parte che Imad mi ha dato 10 minuti, ecco, sono già passati 5, degli Skiantos, gruppo che ha aperto l'epoca del rock demenziale in Italia. Pur lui ha sempre detto di ispirarsi al punk. Detto ciò, gli Skiantos in effetti all'inizio con gli strumenti non erano eccelsi, però guardavano molto, erano molto attenti ai test. Erano cinque cantanti e un batterista. Allora poi hanno detto: "Ma tu canti male, allora prova a suonare il basso." Si sono divisi gli strumenti. Però inizialmente erano cinque cantanti e un batterista. All'inizio Elio era contentissimo. "Sì, Freak, la canzone è bellissima, senz'altro, con te faccio di tutto, non ti preoccupare." Poi il giorno dopo già non si faceva trovare, e a un certo punto ci ha mandato il suo manager. È quella del turpiloquio a buon mercato, del messaggio che non c'è, perché è un'Italia sempre meno acculturata, sempre più priva di contenuti. E poi, la tecnica di per sé è una sciocchezza. L'oggi è figlio dell'imbarbarimento dei tempi provocati da spettacoli come il Grande Fratello, dove si osserva dal buco della serratura un gruppo di mentecatti comunissimi che dicono e fanno delle cose non utili e non necessarie. Poi lui diceva che tutta questa tecnica per dire delle cose stupide non aveva senso. "I tuoi baci sono bollenti, sono pietre rotolanti. Forse è meglio se la pianti, sì? E ti curi carie ai denti." No, Sofia, puoi farla molto meglio, dai, dai. Mostacci, ne hai sempre una. Disperata, Dammi un'idea. sono disperata. No, il rullo di cartoni. E tipo, dammi qualche Non idea. so, Mario Merola. Mario Merola. Maestro, e mandolini. Favi, che suonava con Ligabue, al basso Elisa Minari, che ha suonato con i Nomadi, alla batteria c'era Alberto Pavesi, io al pianoforte, io e Frick scrivevamo le canzoni. Invece l'altro spettacolo che dici tu era Eroni Contemporaneo, Seconda quindi cazzata, quindi. no, vabbè, non ti preoccupare. Siamo qui per qui, per contestare, no? Ah, ok, contestiamo. E allora, comunque. Eroni Contemporaneo era la musica contemporanea spiegata agli scettici, per ravvivare tutto, testi ironici, quindi ironia e musica contemporanea. Eccola pensata, lo butto giù a Parigi alla prima cacata. Preferirei, ad essere sincero, girare con costoro il mondo intero piuttosto che viaggiare con certa gente buona solo per l'attimo presente, che al sol pensarci mi viene male al ventre. Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente.
Guarda mamma, non mi è successo niente dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi sospiri di piacere. Quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore, baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. E regalami tutte le tue fusa di piacere. Quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Nel vortice mi pianti, sì, nel vortice.